Amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Safe Drive. Tanti gli argomenti trattati naturalmente come sempre, alcuni piuttosto anomali, direi, passatemi questo termine. Perché? Perché avremo in studio, ne parleremo con gli amici di Koelliker, di un nuovo fenomeno, cioè la presenza dei marchi cinesi sul mercato europeo dovuto soprattutto all'elettrificazione. Poi parleremo della nostra storia, della storia dell'automobile, delle auto d'epoca con i vertici di ASICI, meglio di loro. Questo, naturalmente, molto altro ancora dopo una breve pausa, il tempo di far accomodare gli ospiti in studio, poi ci vediamo subito dopo. Vi aspetto. Eccoci in studio, come promesso siamo in compagnia degli amici del gruppo Koelliker nella persona del presidente Marco Saltalamacchia, che è venuto a trovarci. Grazie per essere qui con noi. Il piacere è assolutamente mio. Ed è in nostra presenza anche il collega Alessio Artemi. Grazie Ciao Alessio, anche a te. Michele, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Veramente ci dà l'occasione di parlare di tanti argomenti, naturalmente oltre che conoscere in maniera più approfondita il gruppo storico Koelliker, ma siamo curiosi di sapere anche come vanno le cose in questo ultimo periodo. Qual è l'argomento che ci dà l'occasione di introdurre? Quella della presenza sul mercato italiano ed europeo naturalmente di nuovi marchi, quindi di un nuovo mondo, marchi rappresentati dai marchi cinesi appunto, che hanno l'occasione di entrare in maniera piuttosto cospicua, data anche al fatto di un mercato sempre più elettrificato, perché dalla Cina ha un know-how su questo aspetto tecnico davvero molto importante. Com'è la situazione? Gli altri marchi, i competitor, devono preoccuparsi, non devono preoccuparsi? È l'occasione invece di confrontarsi? Qual è la realtà? Ma allora, è chiaro che i cinesi hanno un vantaggio tecnologico che nasce abbastanza semplicemente dal fatto che la scelta di abbracciare la tecnologia elettrica in Cina data già di almeno una dozzina di anni. La Cina aveva lungamente tentato di battersi contro l'Occidente sulla base dei motori termici. Sul termico, chiaramente, il vantaggio tecnologico dell'Occidente era indiscutibile. E quindi a un certo punto, e siamo attorno alla fine del primo decennio dell'anno 2000, la Cina abbraccia la tecnologia elettrica. Ricordo per tutti che Warren Buffett, il famoso miliardario che cui tutti guardano sulle scelte di investimento, investirà su BYD nel 2008. E nel 2009 il Partito Comunista Cinese decide che nel piano quinquennale la priorità tecnologia industriale sarà dato all'elettrico. Elettrico che evidentemente, per chi sia stato in Cina, per chi conosce le megalopoli cinesi, era una esigenza innanzitutto loro, e che poi era abbastanza facile immaginare che qualche anno dopo anche l'Occidente abbia seguito. Quindi in questi 10 anni hanno sperimentato, hanno investito, hanno sviluppato. E direi che l'Occidente ci ha messo un po' di anni. Io direi che è attorno al 2015, quando esplode il caso Dieselgate, quando viene decretata la morte della tecnologia diesel, che comunque ancora esiste, che finalmente i grandi costruttori, e direi soprattutto i costruttori tedeschi, decidono di sterzare. Quindi direi fra queste due date, 2008-2015, possiamo misurare la differente partenza dei due grandi sistemi industriali. Sono abbastanza convinto che in futuro i costruttori occidentali recupereranno il gap, però è un modo completamente diverso di fare industria. Cioè, fare un'auto elettrica non è più immaginare un oggetto stand-alone, è immaginare un oggetto che è totalmente integrato all'interno dell'ambiente, soprattutto tecnologicamente, soprattutto attraverso l'infrastruttura digitale. Io confesso, e questa è anche l'occasione per maturare una conoscenza anche verso questi marchi, che approfondiremo anche in futuro naturalmente, ma questa è una prima presa di contatto. Prima di farti parlare nello specifico anche dei modelli, poi giusto per conoscerli Volentieri. appunto, sempre in generale, che cos'hanno queste vetture da offrire sul mercato di appetibile sul nostro mercato, che è un mercato un po' dal palato viziato, naturalmente, quello europeo. Quindi qual è il punto di forza di queste vetture per potersi, non dico magari imporre, magari ve lo augurate, però comunque per entrare nel mercato europeo e italiano?
In una battuta, nascono elettriche, sono elettriche native, come noi diciamo. In questo momento, tornando un po' ai costruttori occidentali, si sono elettrificati modelli equivalenti termici. L'elettrico in realtà ha bisogno di una concezione totalmente originale. Il principio dell'elettrico è chiaramente una grande economia di peso, quindi utilizzo di materiali leggeri, insomma le batterie, come noi sappiamo, sono la parte determinante sia dal profilo economico, del costo, ma anche sull'aspetto strutturale, pesano. Quindi bisogna, ripensare la vettura senza rinunciare agli elementi di comfort e di sicurezza, a cui evidentemente ormai non possiamo rinunciare, partire da una base, da un telaio termico e trasformare l'elettrico non è il percorso giusto. E i cinesi hanno iniziato questo percorso concependole dall'inizio. Detto questo, altri costruttori, anche occidentali, stanno ormai seguendo questo percorso, quindi è chiaro che nel tempo questo svantaggio si colmerà. Però è questo il punto di partenza. Il punto di partenza sono vetture che sono state concepite per questo tipo di utilizzo e quindi oggi hanno sicuramente performance dal punto di vista sia economico che tecnico, sicuramente competitivo, oltre anche dei prezzi che sono ragionevolmente competitivi. Poi sui prezzi poi ne ci torneremo naturalmente. Alessio, anche dal punto di vista estetico, certo, hanno un appeal particolare. Io questo caso in studio abbiamo una Seres 3, giusto? E comunque direi che dal punto di vista del design, noi italiani siamo viziati, ovviamente il nostro mercato, no? Si è viziato questo. L'appeal non manca a queste vetture, tu di chi per assolutamente, no, assolutamente. Devo dire che dal punto di vista di vetture che sono state lanciate in questi ultimi anni, direi a livello mondiale, si è pensato spesso, no, che una vettura elettrica potesse offrire tanto in termini di tecnologia ma che avesse molto di meno in termini di design. Invece oggi il mercato ci dice che, da un punto di vista anche di evoluzione in termini proprio di stile, le vetture elettriche ormai non hanno nulla da invidiare al comparto di quelle per così dire tradizionali alimentate da un motore termico. Aggiungerei però una cosa importante, secondo me. Quando si fanno certi tipi di ragionamenti, il mercato auto, che è molto competitivo, il presidente Saltalamacchia lo conosce molto bene perché ha un'esperienza di lungo corso in questo ambito, la competitività è molto elevata, e però bisogna sempre fare riferimento un po' alla storia. Allora, c'è da dire che il gruppo Curlic, da questo punto di vista, che opera da tantissimi anni sul mercato, certo, italiano, non è un produttore, è un distributore, però ha sempre scelto dei marchi, perché io, per quanto sia, mi do del giovane ancora, però, okay, voglio dire, vent'anni fa, quando si sono approcciati certi marchi che poi magari hanno poi fatto scelte diverse e sono diventati importatori ufficiali, no, all'interno, certo, del, riferisco, non so, per esempio Kia, ma anche Hyundai, insomma, esempi virtuosi dove Kohler, che ci aveva visto in qualche modo lungo, no? Non so, certo, come dire, no? Quindi, certo. Ma Kohler, che è il nome, è la garanzia. Sì, poi, ecco, da questo punto di vista, ecco, voglio dire, il tema è: se ci muoviamo, andiamo a scoprire, e se quelli che scoprono nuovi marchi, allora voglio dire, con il passato, di solito ripeto, la storia non mente, si è visto qualcosa di buono, no? in questi nuovi marchi da portare su questo mercato. Un po' il ragionamento in sintesi è questo. Ed è giusto, effettivamente siamo stati molto e molte volte apripista. Ha citato i marchi coreani, Hyundai, Kia, che sono entrati sul mercato grazie a noi, ma la storia di quelli che è molto lunga, cioè parte da Rolls Royce, da Mini, vetture che non hanno bisogno qui di essere commentate per raccontarne il successo. Ma questa è un po' la caratteristica dell'industria automotive. Il grande vantaggio e lo svantaggio dell'industria automotive è che richiede investimenti immensi, molto importanti. Per cui una volta che hai fatto questi investimenti è difficile fare marcia indietro. Una volta che hai deciso che il diesel è il tuo futuro e quindi investi decine, centinaia di milioni nello sviluppo di tecnologie sempre più raffinate e su sistemi di iniezione sempre più raffinati, beh, è difficile che a quel punto dici: ma sai che c'è, prendo tutto, lo butto via e passo all'elettrico. Quindi il rischio di farsi sorpassare da destra, tanto per usare un eufemismo o un'immagine automobilistica, è elevato. Ed è quello che è successo nel tempo. Cioè
I costruttori americani erano molto forti sul loro mercato, sono arrivati i giapponesi in America e li hanno ridimensionati, e sappiamo che per molti anni i costruttori americani sono stati i grandi malati dell'industria. Lo stesso in qualche modo è arrivato sul mercato europeo. È un mercato nel quale se tu parti dal Prato Verde, ma non parliamo dei cinesi, pensiamo a Elon Musk e alla Tesla, hai decisamente più vantaggi da chi invece è ancorato a tecnologie vecchie. Non necessariamente vecchio vuol dire negativo, non è che può anche voler dire sicurezza, qualità, affidabilità, però è certo che un investitore che investe in Tesla investe completamente sul futuro, così faccio pubblicità anche ai nostri concorrenti, un investitore che investe oggi, domani, su una realtà più tradizionale, investirà un po' sul futuro, ma investe anche un po' sul passato. Quindi l'industria automotive, che è un'industria secolare, non significa che sia un'industria vecchia, è un'industria che in questi anni sta mostrando ancora una volta di sapersi evolvere, completamente certo. Innovare. Il Presidente è stato molto chiaro e ci ha anche fatto capire il perché dobbiamo essere confidenti nella tecnologia, nella sostanza di queste vetture, quindi dell'elevata tecnologia. Dal punto di vista invece dei prezzi, volevo tornare qua, è competitivo sul mercato? Se parliamo di prezzi, dobbiamo parlare di prezzi in modo un po' astratto, sapendo che una parte dell'offerta, ed è il caso per esempio della Seres, beneficerà di questi incentivi e quindi sicuramente competitivi, o altri prodotti, sto pensando alle Aways che noi importiamo ugualmente, invece si troveranno in una fascia di prezzo in cui non beneficeranno. Quindi, come posso rispondere alla sua domanda? Seres certamente competitivo grazie anche agli incentivi, quindi una competitività concreta, misurabile, e si confronterà un po' nella parte del mercato dove ci sarà una prima offerta. iOS è certamente competitiva per i contenuti che offre con concorrenti, l'ho citato prima, quindi oggi in questo momento lo cito con maggior riferimento, come Tesla, che ha scelto una politica near premium se non premium, e quindi è chiaro che rispetto, offrendo gli stessi contenuti di Tesla, abbiamo un'offerta decisamente competitiva. Purtroppo il tempo sta stringendo, gli argomenti sono tanti, quindi o ci rivediamo un'altra volta, vi prometto di tornare, oppure dobbiamo esaurirli in fretta. Però no, volevo comunque farle parlare, ci rivedremo, l'invito lo facciamo partire sicuramente. No, volevo conoscere un pochino la gamma, ci aiuti a conoscere la vostra gamma, parlo ovviamente dei marchi cinesi, e poi nel suo discorso mi ha fatto venire in mente un aspetto molto importante. Avete anche una presenza dal punto di vista dei veicoli commerciali, perché il veicolo commerciale è una catena di tornasole sulla qualità, sulla convenienza di un mezzo. Sì, ho accennato brevemente Maxus, che ha avuto una risposta al mercato fortissima. Avessimo avuto il quadruplo dei mezzi, li avremmo venduti, perché la richiesta è stata molto forte. È un mezzo che chi sta guidando, e soprattutto sono importanti i pareri dei driver, prima ancora di chi li acquista, ma di quelli che li guidano. Chi li guida è estremamente soddisfatto, cioè considerate che i logistici, che sono per eccellenza i primi clienti, perché insomma devono entrare nelle città e devono entrare nelle città in modo ecologico, stimano che convertiranno sino al 30% delle loro flotte ad elettrico, quindi stiamo parlando di diverse migliaia di mezzi. Sempre in questo mondo, per esempio, noi abbiamo iniziato ad importare Wuzheng, quindi parliamo anche di gamma, che è un mezzo, che è il primo mezzo di Wuzheng che importiamo, è un tre ruote. È un tre ruote che ricorda altri tre ruote famosi, però questo ha una portata da 1000 kg, totalmente elettrico, con un'autonomia di quasi 200 km, quindi stiamo pensando che anche questo mezzo possa dare delle risposte a delle esigenze di nicchia. Insomma, noi pensiamo all'elettrico, pensiamo spesso al passeggero. In realtà sono molto convinto che l'utenza professionale sarà l'utenza che arriverà più numerosa alla richiesta dell'elettrico. Perché? Perché le nostre città sono città antiche, perché le nostre città sono città in cui c'è sempre più bisogno di entrare dentro in modo sostenibile, quindi dal compattatore per la raccolta differenziata al mezzo per la consegna, al coibentato per il trasporto degli alimenti, a tutte le possibili altre variazioni, sono sicuramente dei mezzi che avranno mercato. Tra l'altro
tra dopodomani c'è il trasporto anche qui a Milano e avremo anche l'opportunità di presentare la nostra gamma di veicoli commerciali. Certo. Ultimissima battuta, Michele, sì. In effetti si parla spesso, no, in questo periodo di quanto il tema sia caldo, no? Citava prima il presidente Saltamacchia il 2035 come questa data di arrivo, no? Entro la quale, lo ricordiamo sempre, poi le aziende dovranno solo commercializzare prodotti elettrici. Probabilmente la chiave di lettura, senza voler come dire, essere divisionari, però partirà probabilmente prima da una distribuzione sul mercato di veicoli atti a soddisfare esigenze di carattere lavorativo, e poi quelle che al momento rimangono le vetture elettriche, forse delle seconde auto, terze, no, all'interno di una famiglia, piano piano sì, diventeranno piano piano nel tempo le prime, sostanzialmente. Forse potrebbe essere questo un po' l'andamento, no? Lo penso anch'io, la tecnologia cambierà costantemente, passeremo sicuramente alle batterie, allo stato solido, a quell'orizzonte 2035, non mi stupirei che l'idrogeno possa diventare a giocare le sue carte sulle batterie a celle combustibili, quindi vetture ancora con propulsori elettrici, ma la cui sistema di batteria non è più generato da accumulo, ma dalla produzione grazie al combustibile. Il problema dell'idrogeno, banalmente, che non è così banale, è il costo di produzione, ma nella misura in cui questi costi verranno abbattuti e la discesa del prezzo di produzione, il costo di produzione di idrogeno è in costante discesa. Vabbè, ricordiamoci che d'altra parte il costo della batteria 30 anni fa, 25 anni fa, era il limite. In questi 25 anni il percorso è stato fatto, quindi a quell'orizzonte secondo me è più che legittimo immaginare, e ancora una volta, se parliamo di idrogeno, lo immagino innanzitutto sui grandi mezzi, quindi sul trasporto merci, sul trasporto extraurbano e su tutti gli altri sistemi di grande trasporto. Bene, io ringrazio per la presenza il presidente del gruppo Koenigsegg, Marco Saltamacchia. Grazie, presidente. Grazie a voi tutti. Grazie naturalmente anche ad Alessio Artemi. Grazie Michele, un saluto a tutti. E un grazie naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa, però mi raccomando, solo una piccola pausa adesso, brevissima, ma Safe Drive non finisce qui. Ci sono ancora tutti i servizi preparati dalla redazione da vedere, poi naturalmente un nuovo approfondimento qui in studio. Mi raccomando, vi aspetto. Prosegue a passo svelto la terza stagione di Cari Influencer per un giorno. Vi ricordiamo la formula che vede impegnati 10 influencer che hanno la possibilità di mettersi alla guida di alcune tra le auto più lussuose, potenti ed esclusive oggi disponibili sul mercato. Padrona di casa naturalmente è anche questa volta Elena Giaveri, da sempre anima di questa rubrica. Protagonista del prossimo appuntamento è un modello che nel 2017 ha avuto l'onore di conquistare il titolo di Car of the Year, uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo dell'auto. Lei è Peugeot 3008 SUV di grande personalità, perfetta interprete del più recente corso stilistico della casa francese. La versione protagonista di Car Influencer per un giorno è la più esclusiva di tutta la gamma, motorizzazione ibrida con potenza massima di 300 cavalli, trazione integrale, cambio automatico a 8 rapporti, velocità massima di 235 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 5 secondi e 9 decimi, stile e velocità. Da non perdere a Car Influencer per un giorno. A Pietrasanta, nel nome di Barsanti e Matteucci, i geni inventori del motore a scoppio, per parlare della mobilità del futuro. L'auto che verrà è sempre più al centro dei dibattiti. Temi come l'auto che guida da sola e il motore elettrico creano grande confusione non solo tra gli esperti e gli addetti ai lavori, ma anche tra gli automobilisti. Il Comune di Pietrasanta ha organizzato un dibattito come preziosa anteprima alla 21esima edizione del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, che ogni anno a ottobre consegna un riconoscimento a chi continua l'opera di ricerca sui propulsori destinati alle quattro ruote, all'aerospazio, ma non solo. Nel chiostro di Sant'Agostino, quindi, si è aperto un dibattito tutto centrato sulle prossime frontiere dell'ingegneria automobilistica, ma anche sulle scelte politiche. Il giornalista automotive Roberto Boni, dati alla mano, ha disegnato un quadro esaustivo delle emissioni di CO2 di un'auto termica e di un'elettrica su un ciclovita di 200.000 km, dimostrando che quando l'elettricità non arriva da fonti rinnovabili, la mobilità non è poi così tanto sostenibile.
Il vicepresidente dell'Unione Italiana Giornalisti Auto, Paolo Artemi, ha ricordato che il mondo va a più velocità e se i paesi ricchi possono investire su auto elettriche e le necessarie infrastrutture, ciò non vale per ampi spazi negli altri continenti. Il professor Francesco Frendo, ordinario di costruzioni automobilistiche dell'Università di Pisa, e Gabriele Aimone Catt, direttore della comunicazione di Bosch Italia, hanno affermato che l'auto del futuro sarà sempre più connessa, smart ed ecologica, ma necessiterà sempre di un sistema di propulsione per muoverla. Bosch è decisamente presente nel futuro dell'elettromobilità ed investe oltre 700 milioni di euro nel settore. Chiaramente l'approccio della nostra azienda è il cosiddetto approccio di neutralità tecnologica. Per noi va continuata la ricerca in tutti gli ambiti, quindi compreso il motore cosiddetto tradizionale, sia esso benzina o diesel, e anche dei carburanti sintetici. Stiamo lavorando da diversi anni nel migliorare e nel rendere ancora più efficiente ed ecologico il cosiddetto motore a combustione tradizionale. Questo perché non dimentichiamoci che in numerosi mercati questa motorizzazione rappresenta ancora oggi la stragrande maggioranza delle auto vendute e quindi per far del bene all'ecologia e al risparmio contenendo i consumi e quindi i costi di gestione bisogna sempre migliorare anche i motori tradizionali. Infine, il messaggio saluto del sindaco Alberto Stefano Giovannetti è stato inequivocabile nel connettere il passato al futuro, sottolineando come l'omaggio di Pietrasanta a padre Barsanti debba superare le occasioni di ricordo istituzionale e diventare carburante per alimentare un laboratorio aperto di promozione della cultura scientifica, senza dimenticare l'arte. La raffinata cittadina toscana sarà la sede ideale per il debutto di Arte e Motori. Protagonisti 21 equipaggi a bordo di un'auto d'epoca che si immergeranno nel paesaggio delle Alpi Apuane per scoprire opere d'arte in marmo e bronzo e la cucina del territorio. A come Aufrecht, M come Melker, G come Grossalspach. Non staremo adesso a disquisire se si tratta di una filastrocca o di un proibitivo scioglilingua, anche perché nella realtà si tratta dei tre nomi che stanno dietro all'acronimo AMG. I primi due sono i fondatori, mentre il terzo identifica la località tedesca dove nel 1967 nacque questa azienda destinata a diventare il braccio sportivo del marchio Mercedes. Da allora e fino ai nostri giorni, AMG si è guadagnata sul campo i galloni di simbolo dell'adrenalina, delle emozioni, delle traiettorie che accarezzano i cordoli in pista o delle accelerazioni per uscire rapidi da un tornante in montagna. La storia di AMG è costellata di molteplici episodi, di aneddoti, racconti e soprattutto evoluzioni tecniche straordinarie che meriterebbero un ben più ampio spazio. In questo caso ci limiteremo a ricordare un aspetto a dir poco significativo, ovvero la filosofia One Man, One Engine, per la quale ogni motore è affidato a un tecnico che ne diventa direttamente responsabile, dal montaggio dell'albero motore fino all'assemblaggio completo. Per sciogliere qualsiasi eventuale dubbio, una targhetta apposta sul motore riporta la firma dello stesso tecnico che lo ha realizzato. Oggi AMG non è solo l'emblema di auto da sogno, di linee ardite e di potenze debordanti, ma anche una vera e propria comunità. Una famiglia che viaggia ad adrenalina e alta velocità e che si ritrova anche nelle attività della AMG Driving Academy Italia. In questo caso a farla da padrone sono i corsi di guida nei maggiori circuiti italiani, ma anche i road tour lungo alcune delle più belle strade d'Europa. L'AMG Driving Academy non si ferma neppure durante l'inverno, grazie ai test sulle piste ghiacciate e alle attività lifestyle in alcune delle più rinomate e prestigiose località montane. Il meccanismo per aderire alla AMG Driving Academy è relativamente semplice, se non altro nella forma. Se siete fortunati possessori di una Mercedes AMG 8 cilindri, quello per intenderci con un range di potenza tra 476 e i 639 cavalli, o comunque di una tra le vetture della famiglia AMG, avrete diritto entro 2 anni dall'acquisto all'iscrizione gratuita a un corso di guida, a scelta tra il Performance Training e il Winter Sporting. Naturalmente gli stessi corsi sono acquistabili anche da parte dei possessori di qualunque motorizzazione AMG.
Il 2022 della Mercedes Driving Academy Italia ha preso il via dall'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga alla fine di aprile, per spostarsi poi verso Imola, Cervesina, Magione, Modena e il ghiacciodromo di Livigno per la consueta sessione invernale. Nissan Micra, possiamo dire, ormai si è entrata come icona a far parte della storia dell'automobile ed è sempre stata considerata una city car particolarmente parsimoniosa nei consumi. Ebbene, nell'era dell'elettrificazione, Nissan evidentemente punta ancora qualche fish sui motori endotermici in previsione poi di attuare i suoi davvero ambiziosi piani di decarbonizzazione. La vettura che proviamo oggi è la versione 1000, 3 cilindri da 92 cavalli, che già va e bene nella direzione appunto dei consumi contenuti e delle emissioni ridotte. Questa Nissan Micra è un po' particolare, in realtà si tratta di una versione Kiro, una edizione limitata in soli 250 esemplari, che va ad accompagnare l'uscita del nuovo film The Batman. Per la verità, il mantello del supereroe dell'uomo pipistrello l'aveva già indossato Juke, ed ora è la volta anche di Nissan Micra, appunto. Beh, quali sono questi dettagli? Kiro in giapponese significa giallo, e il giallo è piuttosto vistoso, direi, sulla parte bassa del paraurti, sia anteriore che posteriore, sulle fiancate laterali. Non manca la grafica Kiro sui montanti C, ovvero i montanti posteriori, e il kit si completa con una colorazione completamente dedicata chiamata Eco Grey, con i vetri posteriori privacy cosiddetti, ovvero oscurati, e con i cerchi in lega da 17 pollici nero lucido. Nel corso degli anni Nissan Micra ha perso quella forma molto caratteristica, un po' arrotondata a uovo se vogliamo, che aveva appena era uscita nei primi anni di vita. Questa quinta generazione perde forse un po' in originalità dal punto di vista del design, dell'estetica, ma guadagna molto dal punto di vista dello spazio. Sì, perché Nissan Micra in questa quinta generazione appunto aumenta di dimensione, è lunga oggi 4 metri, ma soprattutto il passo di 253 centimetri le permette di guadagnare molto spazio all'interno. Abitabilità davvero comoda per gli occupanti, una capacità di carico di 300 litri che diventano poco più di 1000 litri con il divanetto posteriore abbattuto. All'interno è la Nissan Micra che conosciamo, non ci sono elementi che contraddistinguono la versione Kiro, elementi che invece troviamo sulla versione Kiro di Nissan Juke. Tra l'altro a me piace molto questa soluzione bicolor della plancia. Ebbene, questa Micra Kiro si basa sull'allestimento a senta e adotta il Vision Pack, che comprende anche i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore. Al centro touch da 7 pollici con sistema infotainment Nissan Connect, sistema di navigazione TomTom con la possibilità di aggiornamenti sul traffico in tempo reale e naturalmente connettività Apple CarPlay e Android Auto. Dal punto di vista della sicurezza, e in questo caso sappiamo che Nissan si esprime davvero in maniera sostanziale, ebbene abbiamo la possibilità di avere un pacchetto ADAS oppure a scelta concentrarsi su alcuni optional davvero molto interessanti e importanti dal punto di vista della sicurezza, come la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, la ripartenza assistita in salita. Per non parlare del monitoraggio dell'angolo cieco e della telecamera a 360 gradi, davvero comoda in situazioni di parcheggio. Ed eccoci finalmente alla guida di Nissan Micra. La versione Kiro
non apporta nulla di diverso a quello che è la meccanica della vettura, quindi ci troviamo in sostanzialmente di fronte al 1000 tre cilindri da 92 cavalli che già ben conosciamo. Grande piacere di guida, quindi partire dallo sterzo, preciso negli innesti, assolutamente ben terato, come ben terata sono anche, ben terate sono anche le sospensioni. In aiuto poi ad aumentare il senso di comfort arriva anche questo cambio automatico CVT, davvero molto veloce e lo possiamo apprezzare in tutte le condizioni, soprattutto in città, dove veramente la guida è assolutamente rilassata. In città vengono anche in aiuto i 160 Nm di coppia, sono davvero tanti, soprattutto in considerazione del fatto che questa vettura in sostanza non pesa molto, si parla di qualcosa poco al di sopra dei 1000 kg, quindi quello spunto in più davvero piacevole e comodo, soprattutto in città, ma naturalmente anche in tutte le altre situazioni di guida. Dal punto di vista dei consumi, beh, abbiamo iniziato la nostra analisi di Nissan Micra sottolineando appunto il fatto di come questa vettura sia sempre stata molto parca nei consumi, e lo è anche in questo caso. A patto però di non esagerare con l'acceleratore, perché con una guida parsimoniosa si riescono a ottenere facilmente delle medie che vanno intorno ai 20 km litro. In andature invece autostradali, per esempio, dove si sorpassa una certa soglia, da quel punto in poi i consumi iniziano a farsi sentire, però intendiamoci, rimaniamo sempre entro valori assolutamente accettabili di una vettura che consuma generalmente poco ed emette assolutamente poche sostanze inquinanti. Il prezzo di Nissan Micra Kiro: 20.050 euro chiavi in mano, quindi pronta consegna. Un prezzo davvero interessante e soprattutto in considerazione del fatto che ha numerose dotazioni di serie sia dal punto di vista del comfort che della sicurezza, e questo naturalmente non guasta. Un prezzo che noi riteniamo molto interessante anche per via del fatto che questa quinta generazione aumenta nelle dimensioni e potrebbe assumere il ruolo, perché no, di prima vettura tranquillamente anche per una famiglia, a patto che non sia numerosa e naturalmente non abbia particolari esigenze di spazio. Il Gotha del collezionismo d'epoca ancora una volta in passerella al concorso d'eleganza di Villa d'Este. Per la prima volta il prologo alla più esclusiva manifestazione dedicata alle auto d'epoca, di cui BMW Group Classic è main partner, si è tenuto a Milano, nella piazza che ospita il Teatro La Scala e il Palazzo del Comune della capitale della Lombardia. Concorso d'eleganza di Villa d'Este mette insieme tradizione e innovazione. Quest'anno è una data davvero speciale perché sono i 150 anni di Villa d'Este che noi di BMW vogliamo celebrare con degli eventi molto importanti. Innanzitutto il compleanno, i 50 anni del nostro brand M. M è la lettera più significativa dal nostro punto di vista per l'alfabeto, è una comunità che si rigenera nel tempo, che si alimenta nel tempo, è una community che mette insieme anche qui tradizione e innovazione. Abbiamo la M1 Procar disegnata, realizzata da Giugiaro, e abbiamo presentato ieri la M4 CSL, quindi alleggerita da competizione, davvero per appassionati, per emozioni forti. Stiamo dedicando ai nostri ospiti di Villa d'Este un evento molto speciale, quindi la visione in anteprima della nuova BMW XM, quindi di questo SUV M che sarà il più potente di sempre nella nostra storia, 750 cavalli con motorizzazione ibrida. Ma siamo anche qui per guardare e condividere quella che è la nostra visione della mobilità sostenibile. Vedete alle mie spalle la nuova BMW Serie 7 che ridefinisce i canoni del piacere di guidare con la motorizzazione completamente elettrica. Tra le 52 auto selezionate per l'edizione del 2022, la Coppa d'Oro, il premio attribuito attraverso il giudizio del pubblico, è andata a una vettura a dir poco da fantascienza, un esemplare unico, caratterizzato da un design a cuneo con fari a scomparsa e portiere ad ali di gabbiano. L'Aston Martin Bulldog del 1979 del miliardario texano Philip Sarofim, 36 anni,
è equipaggiata da un 5.3 V8 biturbo da 600 cavalli e 678 Nm montato in posizione posteriore centrale. Lo scorso anno la Bulldog è stata totalmente restaurata, con l'obiettivo di arrivare a toccare i 320 km orari. Tra le vetture esposte con un passato a dir poco particolare spiccano una Lamborghini Miura blu scuro con interni in pelle bianca del 1972, acquistata dallo Scià di Persia, ma anche una Mercedes-Benz 540K del 1936, tetto nero, carrozzeria blu e crema, che si dice abbia scarrozzato per Parigi Edith Piaf, Duke Ellington e Louis Armstrong. Protagonista del gran finale, una Bugatti. Best of show, infatti, è stata nominata la Bugatti 56S del 1937, del finanziere e collezionista Andrew Pisker, residente a Monte Carlo. Da sempre simbolo di eleganza e tra i modelli più costosi al mondo. La Bugatti 57S argento e nero di Pisker è stata realizzata dal carrozziere francese Van Vooran, che si dice si sia ispirato nelle linee all'Art Deco. È più sportiva grazie a un motore 8 cilindri 3,2 e sfoggia una carrozzeria accorciata altamente performante. Come sempre, l'eleganza, l'originalità e la perfezione del restauro sono stati i criteri che hanno guidato la giuria presieduta da Lorenzo Ramaciotti ad assegnare il premio più prestigioso. Ora, appuntamento al 2023. Non soffermare l'attenzione sulle novità tecnologiche. È questa la chiave di lettura per leggere correttamente il cambiamento in corso nel mondo dell'automobile. La concentrazione va indirizzata verso l'effettiva rivoluzione in atto, ovvero il proliferare di nuovi servizi e opportunità di fruizione dell'automobile con il conseguente cambiamento della nostra vita quotidiana. Le case automobilistiche stanno già mettendo in atto una sorta di riconversione, oltre alla produzione di nuovi modelli. I marchi concentrano sforzi e investimenti nella gestione diretta di nuovi servizi che si affacciano all'orizzonte. Anche la coreana Kia ha rotto gli indugi e marcia spedita in questa direzione. Tra le ultime iniziative, Kia ha presentato in collaborazione con Mannekes e Dacom la Via Elettrica. Il progetto consiste in una vera e propria rete di stazioni di ricarica posizionate nei luoghi più suggestivi d'Italia, come resort, hotel e ristoranti, al fine di connettere più località possibili, una sorta di network per la ricarica di veicoli elettrici e plug-in. L'idea è stata quella di creare assieme a due partner che sono Mannekes, che produce stazioni di ricarica, quindi le colonnine di ricarica, e Aicon, che è un'azienda che produce energia oltre a servizi, diciamo, internet di varia natura, di creare una partnership che andasse ad individuare sul territorio italiano delle location di pregio da un punto di vista turistico che non fossero più distanti dei 300-350 km, che sono, diciamo, l'autonomia che un'auto elettrica di oggi può tranquillamente fare, e quindi dar la possibilità all'utilizzatore di fare delle soste. Vogliamo avere la possibilità di offrire ai clienti Kia, ma non solo, l'opportunità di viaggiare in un modo diverso senza doversi provvedere delle location belle, avere delle esperienze qualitative sicuramente rilevanti senza avere la preoccupazione di dover ricaricare l'auto. La Via Elettrica è solo una delle molte iniziative che si inseriscono in un programma globale di crescita allo scopo di consolidare il marchio sul mercato dei veicoli elettrici ed elettrificati. Entro il 2026, infatti, Kia punta a raggiungere la quota di vendita di 500.000 veicoli elettrici annui e di 1 milione di modelli eco-friendly, esclusa la Cina. In questa ottica, il 2022 sarà l'anno del completo rinnovamento della gamma Niro e dell'arrivo della versione GT di EV6, da poco eletta Car of the Year. Come vi ho promesso all'inizio di questa puntata, parleremo in questo secondo approfondimento in studio della nostra storia, della storia dell'automobile, e lo facciamo con i vertici di ASI, chi meglio di loro, appunto, nella persona del presidente di ASI, Alberto Scuro, grazie di essere venuto nei nostri studi. Grazie a te. E con Luca Gastaldi, responsabile della comunicazione, sempre ovviamente dell'ASI, grazie anche a Luca. Grazie a voi. E un grazie anche al amico collega Maurizio Toma, grazie di essere nel nostro studio. Grazie a voi per l'invito. Io ho un rammarico oggi, un solo rammarico, quello di non avere tutta la giornata a disposizione per poter parlare di questi argomenti che ci vede proprio appassionati prima di tutto, però cercheremo di affrontare più argomenti possibili naturalmente.
il mondo dell'automobile, della storia dell'automobile è meravigliosa, perché l'automobile non ha solo il valore intrinseco, cioè il valore legato a un progetto particolare, a un design particolare, ma è un po' il riferimento della nostra storia, dove la gente si riconosce, dove la gente affonda i propri ricordi del proprio vissuto, anche per delle auto che non si sono possedute naturalmente. E avvicina un po' al mondo dell'arte, al mondo della letteratura, e quindi un patrimonio che deve essere conservato. Io faccio una domanda che suppongo, giusto per rompere il ghiaccio, che suppongo sia quella che fanno in tanti e che mi fanno tante persone naturalmente. Ecco, diciamolo subito. Un'automobile oggi, secondo le leggi di oggi, quanti anni deve essere per essere un'automobile riconosciuta storica, di interesse storico, per avere la famosa esenzione della tassa di possesso e via dicendo? Facciamo un pochino di chiarezza, poi dopo incominciamo con i discorsi più difficili. Ma guarda, è di una semplicità, insomma, estrema questa domanda. Abbiamo iniziato con un tema molto semplice. In base a quelle che sono le normative nazionali, il veicolo di interesse storico e collezionistico, è molto importante questa definizione, quindi un veicolo è considerato, può essere considerato di interesse storico e collezionistico al compimento dei 20 anni di età, qualora il veicolo stesso sia iscritto ad uno dei registri degli enti certificatori riconosciuti dallo Stato, quindi siamo in 5 enti certificatori riconosciuti dallo Stato, e quindi c'è la necessità da una parte di avere 20 anni e dall'altra parte di avere quelle caratteristiche di originalità, di stato di conservazione, di modalità d'uso che possono caratterizzare un veicolo come storico, come di interesse storico collezionistico. Quindi entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale e da lì in poi possono avere delle agevolazioni per essere conservati proprio per mantenere questo patrimonio. Oh, finalmente, abbiamo fatto chiarezza. Dunque, voi abbiamo detto questo patrimonio importante, voi avete due compiti fondamentali. Uno è quello di esaltarlo, e lo fate molto bene, e l'altro è quello di difenderlo, e fate bene anche questo, svolgete bene anche questo ruolo. Tante volte però vi impegna più come uno studio legale, no? Per difendersi anche legalmente da certe... perché è un mondo che viene colpito anche ultimamente. Mi faccio riferimento anche dei casi specifici, ovvero siamo venuti a conoscenza che alcune amministrazioni regionali, locali, hanno chiesto l'interdizione comunque alla circolazione dei veicoli storici. Voi vi siete opposti e avete ottenuto buoni risultati, se non sbaglio, da questo punto di vista. La prima cosa che noi dobbiamo tutelare è la possibilità che questi veicoli circolino, certamente come veicoli storici e come deve circolare un veicolo storico. Un veicolo di interesse storico collezionistico non deve essere minimamente confuso con un veicolo vecchio, non deve essere un veicolo che viene utilizzato per uso quotidiano. Cioè sono due famiglie talmente diverse che non bisogna fare confusione. E peraltro non deve essere neanche confuso troppo con un veicolo altamente inquinante, perché i veicoli inquinanti sono quelli che fanno tanti chilometri all'anno, non quelli che vengono usati come veicoli storici per un turismo lento, cioè per andare la sera con la moglie a mangiare al ristorante o per partecipare a qualche manifestazione. Quindi il fatto che fossero state messe delle limitazioni importantissime alla circolazione dei veicoli storici ha causato una reazione da parte sia degli associati, sia degli appassionati, ma anche, credetemi, della filiera degli artigiani che lavorano in questo settore. Da me era venuto a parlare il presidente di Confartigianato Piemonte, a dirmi: siamo completamente bloccati, siamo in crisi, per favore intervenite. Noi abbiamo fatto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo che intervenisse. Il ricorso del Presidente della Repubblica ha poi dato vita ad un pronunciamento del Consiglio di Stato, e che è stato poi recepito in toto da un decreto del Presidente della Repubblica stessa. Per lui penso che sia stata una grande vittoria, perché è stato, credo, il primo Presidente di una Repubblica, l'Italia per i motori, permettetemi, è un po' una culla, mica tutti possono vantare quello che è il nostro patrimonio storico, e ho finito subito, ma il Presidente della Repubblica con suo decreto ha sancito il fatto che un'auto di interesse storico collezionistico fa parte del patrimonio nazionale. Per l'Italia è una ricchezza e non può minimamente essere confusa neanche ai fini della circolazione con un'auto vecchia, per cui ha invitato chi di dovere a adeguarsi a queste indicazioni, perché non è giusto privare il singolo della possibilità di utilizzare quello che è un vero e proprio bene culturale che serve da motore per il paese.
Avete delle battaglie che volete fare in futuro, cioè dei nodi ancora importanti che pensate siano da risolvere, da sciogliere? Le battaglie ne abbiamo fatte, ne abbiamo vinte, siamo orgogliosi di averle vinte, non è solamente questa, ma è stata questa battaglia per esempio dell'esenzione dei veicoli ventennali. Vi assicuro che c'era una fuga all'estero, cioè se eliminiamo il bollo dai 20 anni in su in Italia non va bene per lo Stato probabilmente, ma se lo manteniamo e a questi livelli, c'erano veramente un sacco di macchine che partivano per l'estero perché avevano un peso di una fiscalità veramente inaccettabile. Quindi il fatto di essere riusciti a promuovere una tutela fiscale, ma solamente una riduzione del 50% per i veicoli ventennali, in maniera tale che arrivino ad essere trentennali quando tutti i veicoli smettono di pagare il bollo, vuol dire che uno tira la cinghia per 10 anni, dice vabbè senti per 10 anni pago 50, però poi riesco a tenermele, quindi manutiene anche veicoli che pur non avendo un'importanza, una storia, insomma, è incredibile, possono essere manutenuti. Quindi questa è una battaglia che abbiamo vinto, poi abbiamo dovuto difendere. Ma poi altre battaglie che possono sembrare meno importanti per in generale di nicchia, beh, insomma, essere riusciti a far passare con l'appoggio chiaramente di parlamentari che ci hanno aiutato i veicoli agricoli, farli diventare riconosciuti come veicoli di interesse storico e collezionistico. Vi assicuro che c'è una passione per i veicoli agricoli in Italia che hanno veramente fatto nel dopoguerra hanno contribuito alla meccanizzazione dell'agricoltura in una maniera pazzesca, c'è un legame familiare con quei veicoli e non potevano essere utilizzati fino a poco tempo fa. Adesso, in occasioni di raduni, di quant'altro, eccetera, eccetera, però sono stati riconosciuti come veicoli di interesse storico collezionistico. Essere riusciti a far passare, aspettiamo i decreti attuativi, la possibilità di ritargare i veicoli con le targhe originali, di prima immatricolazione in Italia. Questa è un'altra grande cosa che abbiamo vinto. Poi il decreto attuativo è fermo temporaneamente. Però, insomma, ecco, queste battaglie le abbiamo fatte e sicuramente hanno portato dei buoni risultati e di questo sono contento. Perché fanno vivere gli appassionati meglio la loro passione e contestualmente altre battaglie dobbiamo ancora vincere. Stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità per chiarire definitivamente che il ruolo dell'inquinamento dei veicoli storici è veramente residuale, ma in confronto a quello che diamo allo Stato è nullo. Vogliamo delle regolamentazioni che riguardano la certificazione dei veicoli storici che siano assolutamente in linea con un documento che adesso non ha nessuna scadenza, quindi quando un veicolo viene iscritto a registro lo rimane per una vita, vorremmo che per un certo periodo fosse tutelato, nel senso che deve essere anche controllato, cioè la revisione che ogni X numero di anni per circolare deve essere il veicolo, deve essere chiaramente valutato, noi avremmo piacere di poter dire allo Stato non solo vi confermiamo che quel veicolo al momento in cui lo vediamo e lo certifichiamo è storico, vorremmo garantire agli appassionati e anche allo Stato che quel veicolo mantiene quelle caratteristiche negli anni, certo, fino a diventare magari fino a più di 40 anni quando ovviamente poi non viene più né alterato da altro. Per cui ci sono tante battaglie che possiamo fare insieme e quindi collaborando con la motorizzazione e con tutti gli altri che si vorranno unire a queste cose, quindi vanno assolutamente. Immaginiamo, vi seguiremo attentamente. E voi di numeri concreti ne avete raggiunti e non pochi anche nell'ultimo ASI Motor Show, la manifestazione che si è appena conclusa con un grande successo, no? Io ho letto, non ci sono stato personalmente, ma è stato un grande successo, vero? È stato veramente incredibile perché dopo 2 anni d'assenza, di stop forzato a causa ovviamente della pandemia, è stato un grandissimo ritorno, abbiamo visto migliaia di appassionati arrivare a Varano de Melegari per questa nuova edizione. Abbiamo avuto 730 moto girare in pista, purtroppo quest'anno hanno girato poco a causa del maltempo, però erano 730 moto pronte a girare in pista ed altre decine che hanno formato delle esposizioni statiche veramente grandiose come quelle delle moto centenarie, i 101 anni della Moto Guzzi con la gamma veramente completa di tutte le Moto Guzzi costruite dal 1921 ad oggi, compresi i prototipi e quelle da corsa, quindi è stato veramente un appuntamento, un festival vero della motocicletta storica. Voi naturalmente come ASI siete presenti nelle manifestazioni in maniera capillare come associati, con i vostri club associati naturalmente, ma per quello che riguarda il vostro circuito ufficiale, quali sono i progetti, i programmi, com'è costituito? Parlo dell'attività durante il corso dell'anno.
L'ultima volta che ho potuto calcolare quanti eventi abbiamo fatto come club e federazione, nel 2019 abbiamo superato i 3.000 eventi dinamici, i 900 eventi culturali e le 600 iniziative solidali. Quindi diciamo c'è una potenza di fuoco enorme. E il percepito pubblico, per dire in maniera tale, dalla cittadinanza, no? Di tutte queste enormi manifestazioni, però non era estremamente elevato, perché la comunicazione da parte nostra di tutta questa massa di attività veniva poi persa, in ogni caso si disperdeva, per cui a un certo punto, interloquendo con le istituzioni, abbiamo individuato la possibilità di scegliere 15 eventi, ma come tanti ne vengono fatti in Italia dai nostri club, diffusi sul territorio nazionale, per quello che abbiamo chiamato circuito, riguardano auto, moto, sono manifestazioni turistico-culturali, poi si tratta di concorsi di eleganza, quindi qualsiasi altra cosa, concorsi dinamici di eleganza. Abbiamo avuto i 3 patrocini del Ministero della Cultura, che è chiaramente per noi particolarmente significativo, oltre che del turismo e dei trasporti, e dell'ANCI. E sono un po' così una bandiera, diciamo, queste manifestazioni, questo AGI Circuito Tricolore, che vuole essere, guarda che l'Italia è questa, noi non promuoviamo in realtà, sì, credetemi, promuoviamo il motorismo storico, guarda che la possibilità dei territori, di promuovere la cultura, il turismo e quant'altro è talmente elevata che mettiamo a disposizione tutto questo con un mondo di passione e di volontariato, perché quando c'è la passione in mezzo e quando gli scopi sono quelli legati alla passione e alla cultura, si va sempre oltre. Motorismo storico in realtà è una parola che racchiude dei campi vastissimi. Io volevo aprirne uno di questi, che è quello del nuovo, chiamiamolo fenomeno, possiamo chiamarlo così, delle cosiddette young timer, no? Ovviamente non ci sono solo i grandi pezzi storici di elevato interesse e valore, anche perché no, ma anche quella passione che deriva dall'esperienza che si ha magari per quelli non più giovani sulle auto, che erano le auto di tutti i giorni. Voi da questo punto di vista, questa nuova passione che sta nascendo, ovviamente spontanea, giusto che sia, come vi state ponendo? Quali sono gli accenti che state ponendo? Gastaldi. Beh, intanto quest'anno per la prima volta abbiamo organizzato un evento specifico per questa tipologia di auto, che è stato lo Young Timer Style Fest. L'abbiamo organizzato a Bardolino, tra Bardolino e Brescia, ed ha riscosso veramente un notevole successo. Il fenomeno degli Young Timer è bello perché è comunque trasversale. Riesce a coinvolgere un po' tutte le generazioni di amanti dei motori, non solo i giovani, soprattutto i giovani, ma non solo, e rappresenta il mondo del collezionismo di oggi e di domani. Ricordiamoci che stiamo parlando dei modelli della produzione degli anni 90 fino all'inizio del 2000, quindi 80 e 90, e credo che sia stato un periodo nella produzione, nell'industria automotive mondiale, incredibile, perché sono stati realizzati dei modelli fantastici, delle espressioni del design credo ai massimi livelli, partendo proprio dai veicoli più popolari, chiamiamoli così, no? Quindi il design è stato, l'industrial design è stato applicato anche qui trasversalmente, dalla macchina, dall'auto pop fino alla supercar, ed è per questo proprio che sta coinvolgendo tantissimi appassionati. Maurizio, io ti faccio una domanda, ma mi sono già dato una risposta, però voglio sapere il tuo parere e quello di tutti voi naturalmente. Questa passione che si vede, anche questo fascino che deriva anche dalle auto degli anni 80, degli anni 90, io mi domando spesso, noi siamo in contatto con il nuovo prodotto e via dicendo tutti i giorni, ce lo avranno in futuro queste vetture? Perché io le vedo sempre più omologate, forse poi alla fine assumeranno un fascino anche loro, però io ho qualche dubbio, se non guardiamo alle supercar naturalmente, però le auto di tutti i giorni... È difficile che possano ritrovare quella vena poetica, romantica, la definisco io, di certe macchine che arrivano secondo me fino agli anni 60-70. Se posso dire una cosa un po' a suffragare quello che sta dicendo Luca, il presidente ancora prima, un consiglio per quelli che sono a casa: se non vi siete mai avvicinati al mondo delle auto storiche e avete voglia di divertirvi, ma divertirvi davvero, ovviamente ci vuole un pizzico di interesse, non dico di passione, ma almeno di interesse per le auto, andate a vedere anche in pista o in salita, ma soprattutto in pista, una gara di auto storiche, perché non hanno niente a che vedere con quelle di oggi, con le Formula 1, con le macchine super sofisticate anche del WEC, delle Endurance, eccetera, eccetera. Sono macchine analogiche, vanno sempre per traverso,
hanno un profumo anche di lubrificante, di benzina diversa. Sono divertenti, sono entusiasmanti da guardare. Se tu, purtroppo, in Italia non succede quello che c'è, ad esempio, in Inghilterra, per cui qualsiasi gara, anche quella dei trattori per gli Zapatera, diventa un happening e diventa piena di pubblico. Invece bisognerebbe provare ad andare, perché il divertimento è assicurato, si spende poco perché i biglietti costano pochissimo. Ci sono un sacco di belle automobili, per chi ha un po' di cultura si rifà gli occhi e vede delle cose straordinarie, dei monumenti, che però sono in gara. Vanno forte, e vanno veramente forte. Il tempo è tiranno, l'abbiamo esaurito il nostro tempo. Io vi ringrazio davvero per essere stati in nostra presenza. Ringrazio il presidente Alberto Scuro di ASI, grazie presidente. Grazie a te. Ringrazio Luca Gastaldi, responsabile della comunicazione, grazie Luca. Grazie a voi. E naturalmente anche Maurizio Toma, grazie Maurizio. Grazie a te per l'ospitalità. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Safe Drive finisce qui, a me non resta che darvi l'appuntamento naturalmente per la prossima settimana. A presto.